vostra disposizione. Adesso vediamo se il dottor Grassetti è già collegato con noi e proviamo di aggiungerlo. Eccolo qua. Ciao Luca, come Ciao, stai? Bene, Susanna, come stai tu? Che tempo fa là? Ma stiamo abbastanza bene, non piove, fa caldo, sì, si sta bene. Ti salutiamo tutti. Grazie, da Praga. Da me. Allora, oggi cominciamo parlando di diastasi e di mommy makeover, poi vediamo a seconda quante domande riceveremo se riusciamo a parlare dell'altro. Altrimenti sarei anche costretto di fare un altro live stream con noi. Ok? Pronto? Tanto qua le tempistiche sono lunghe, penso, per l'emergenza sanitaria. Eh sì, anche da noi è la stessa situazione, purtroppo. Sì, speriamo che passi presto. Allora, Luca, la diastasi addominale è una patologia che colpisce praticamente una donna su tre dopo la gravidanza. Tu che sei tra i massimi esperti nazionali ed internazionali, ci spieghi in due parole, però bene, che cos'è? Guarda Susanna, la diastasi è una separazione dei due muscoli retti addominali che si aprono a mo' di cerniera lampo in seguito o ad un trauma o all'evento della gravidanza. Perché quando l'utero aumenta le dimensioni, a volte in chi ha le fasce muscolari non molto tenaci, tendono queste qui a diventare lasse e a lasciare che i due muscoli si separino, così che il viscere, il contenuto dell'intestino, traspaia attraverso la pelle. Tutto qua. Ok. Che dici? Guarda, noi durante questi giorni che abbiamo già messo diversi stories nell'Instagram, abbiamo ricevuto diverse domande. Io direi magari di iniziare con queste perché vedo che si sta collegando sempre più gente, così iniziamo magari con queste domande che abbiamo già e poi vediamo cosa succede in diretta, va bene? Volentieri. Ok, allora la domanda diciamo molto di base, quanto dura in medio l'intervento e come si svolge? Sì, allora, premettiamo che l'intervento per la diastasi non è soltanto l'addominoplastica, ci sono dei chirurghi generali che fanno un intervento endoscopico che riesce a riunire spesso i muscoli retti addominali, magari mettendo una rete, però non riescono a intervenire sull'estetica della parete. Quindi quando parliamo noi del nostro intervento parliamo dell'addominoplastica classica con rimozione della pelle. L'intervento dura in media due ore e mezza, il che vuol dire che ci sono alcuni addomi che necessiteranno di un'ora e mezza soltanto l'intervento chirurgico, altri addirittura di tre ore e mezza, perché non tutte le pance sono uguali e dipende un pochino anche da come è fatta la persona, da quanto è grave la diastasi, persone che hanno associate delle ernie ombelicali, delle ernie della fascia a livello epigastrico, persone con tessuto adiposo molto abbondante, per cui bisogna anche lavorarci di più. L'intervento classico avviene con un'incisione che di solito è coperta dallo slip, quindi bassa sovrapubica, un'incisione attorno all'ombelico, scolliamo tutta la pelle della parete addominale, l'ombelico rimane lì dove era prima, rimarrà anche dopo l'intervento. Una volta che la pelle è stata sollevata, andiamo a lavorare sui muscoli retti addominali, li riavviciniamo con una, due, a seconda di quanto è grave, possiamo eseguire diversi tipi di suture, c'è tutta una letteratura su questo tipo di suture. Dopodiché ritiriamo verso il basso questa pelle in eccesso, la tagliamo tutta e l'ombelico viene trasposto, si dice in questa tecnica, cioè si fa un'incisione attorno alla pelle che prima stava in alto e ora è scesa e da questa incisione riaffiora il vecchio ombelico. Poi la pelle asportata la si butta via e esita una cicatrice orizzontale che lateralmente un pochettino sale, di solito è ben coperta dallo slip. Noi negli ultimi tempi cerchiamo sempre, quando disegniamo la paziente in camera prima dell'intervento chirurgico, di chiedere al paziente di indossare lo slip che a loro più piace e che piacerà indossare anche dopo l'intervento. Perché?
perché è capitato che ho operato una paziente che poi è anche la moglie di un mio amico, che abbiamo cercato di fare la cicatrice più bassa possibile, ok? Come spesso tutti vogliono. Certo. L'intervento è andato bene e nei mesi successivi lei un pochino si lamentava del fatto che lateralmente la parte finale della cicatrice era troppo bassa, perché lei è solita portare lo slip, quello, come dire, sgambato, Sì. brasiliano, che va verso l'alto. Allora si vedeva da sotto. Esatto, capito? Quindi chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, si dice. Allora, ecco, uno porti lo slip che desidera portare di più dopo un intervento, così cerchiamo di adeguare la cicatrice nei limiti del possibile affinché rimanga nascosta. Questa è la tecnica standard, eh? Poi ci sono altre tecniche, la mia addominoplastica, la addominoplastica con la tecnica modificata, anche detta floating omblicus, a seconda delle situazioni. Ok, allora parlando già che hai detto due parole anche di mini addominoplastica, magari ci spiego ai nostri followers con che parole la differenza. Sì, allora, nasce la mini addominoplastica con questo scopo, cercare di fare il taglio più piccolo possibile. Il punto importante da ricordarsi è che nessun chirurgo vuole fare il taglio lungo alla propria paziente, nessuno vuole sfregiarla, nessuno vuole deturpare l'addome, ok? Quindi il taglio anche per noi, più è corto, meglio è, se non altro perché fatichiamo di meno a suturarlo e utilizziamo meno materiali quando suturi. Il problema è questo qua, che se devo accedere a tutta la parete addominale, il taglio deve essere una certa entità per consentire, uno, la visione, due, più pelle devo andare a tagliare via e necessariamente più il taglio deve Più essere lungo, lungo. È un po' come il discorso della sartoria. Se io devo restringere un abito che mi sta largo, devo andare dal sarto. Il sarto, per farmelo bene, di solito mi fa una bella cucitura lunga lunga, non è che mi fa soltanto 10 centimetri di cucitura, perché se no il vestito si stringerebbe soltanto in un punto. Quindi la cicatrice è sempre un compromesso tra lo shape finale del nostro corpo, tra quanta pelle la paziente ha e anche dove ha posizionato l'ombelico, perché ci sono certo. pazienti che hanno l'ombelico rispetto alla linea bisiliaca, cioè quella linea che passa attraverso le creste iliache anterosuperiori e rispetto al pube più alto, e quindi per fare un'addominoplastica standard dovremmo fare un taglio un pochino più lungo perché bisognerà rimuovere più pelle, e pazienti invece che hanno un ombelico un pochino posizionato più in basso, ok? Quindi dipende da tanti fattori. Certo. Noi più o meno possiamo ipotizzare prima dell'intervento la lunghezza della cicatrice, paziente dovrebbe un pochino fidarsi e noi cerchiamo di farla il più piccolo e breve possibile per la sua conformazione. Certo, grazie. Prego. Allora, poi ci ha scritto una signora, progetto un secondo figlio, posso fare l'addominoplastica o è meglio aspettare? Può farla, ma è sicuramente meglio procrastinare l'addominoplastica alla fine di tutte le gravidanze, perché per due motivi, sia per evitare una possibile recidiva, perché ovviamente quando l'utero aumenta di nuovo di dimensione, i muscoli sono sotto tensione. Io ho pazienti che hanno avuto altre gravidanze inaspettate e avevano già fatto l'addominoplastica con riparazione dei Certo. muscoli reti addominali. Devo dire che non è successo niente a loro, ok? Però può succedere più facilmente. L'altro motivo è perché la pelle noi sappiamo che è elastica, per carità, questo è vero, però quando poi si riespande la nostra pancia nel momento in cui si va a retrarre, non sarà più tirata come l'abbiamo lasciata dopo l'intervento. Certo, ha i suoi limiti, Ma comunque. certo. Poi Sì. magari su questa domanda anche è interessante, quanto tempo allora dovrebbe essere se ho fatto la addominoplastica e decido di fare un magari secondo, terzo, quarto figlio, quanto tempo dovrebbe essere al minimo tra l'intervento e tra la gravidanza? Ok, cioè. Adesso ti abbiamo perso un secondo.
Ti ho perso un secondo. Scusami. La paziente ha fatto l'addominoplastica e vuole fare un altro figlio. Quanto tempo deve passare? Ma Sì. io direi almeno 9 mesi, un anno, perché noi sappiamo che le cicatrici subiscono il 90% della loro maturazione dopo 9 mesi. Quindi io direi almeno 9 mesi, lasciamoli passare in modo tale che la cicatrice faccia un po' da sicura attorno ai punti di sutura che abbiamo dato, soprattutto quelli interni. Certo, ok. I fumatori Sì. prima devono interrompere a fumare o no? E per quanto tempo prima dell'intervento? I fumatori, vabbè, ovviamente da medico devo dire che farebbero bene a smettere sempre, al di là Certo. dell'intervento, non ultimo in questa pandemia di coronavirus, perché il coronavirus dà soprattutto manifestazioni respiratorie. Tanti si chiedono cosa posso fare, per prepararmi qualora mi dovessi prendere il coronavirus, come posso affrontarlo al meglio. Beh, sicuramente se fumavi è meglio smettere, perché il fumo, e poi ci ricolleghiamo all'addominoplastica, immobilizza le ciglia dell'apparato respiratorio fino ai polmoni. E quindi quando ce l'abbiamo immobilizzate, è più facile per ogni singolo patogeno penetrare nelle vie aeree alte e poi approfondarsi giù, giù, giù verso le vasi polmonari. Quindi anche per l'intervento chirurgico funziona la stessa cosa. Primo problema è l'anestesia. Cioè, durante l'anestesia i fumatori tendono ad avere più secrezioni. Non so se hai qualche amico fumatore che comincia a tossire, avere quella tosse grassa. Durante l'anestesia il problema è proprio quello, che te vieni intubata o comunque ventilata e le secrezioni aumentano, quindi è più difficile ventilare il paziente. Tanti pazienti mi dicono: io ho paura dell'anestesia generale, no? Di cosa c'hai paura? Di non svegliarti? Mi dicono. In realtà la paura non dovrebbe essere quella, ma la paura deve essere della perdita delle vie aeree, il problema respiratorio. Ecco, il fumo è molto importante. Inoltre, vedo che i pazienti che tendenzialmente sono fumatori reagiscono peggio al dolore, perché i farmaci antidolorifici fanno un po' meno effetto, a volte ce ne vogliono di più dopo l'intervento. Il fumo, è principale responsabile della complicanza più temibile dell'addominoplastica, che è l'ematoma, cioè il paziente tende a sanguinare di più durante l'intervento, tende a sanguinare di più durante l'intervento e anche il giorno dopo. Per cui uno di quei vasetti sanguigni che noi abbiamo legato e coagulato durante lo scollamento, per fare l'addominoplastica, potrebbe riaprirsi. È come se un piccolo rubinetto vada ad aprirsi. E allora poi bisogna ritornare in sala operatoria la notte stessa o la mattina dopo. Detto questo, passato l'intervento chirurgico, il fumo cosa fa? Influisce anche nella cicatrizzazione, perché le cicatrici tendono a rimanere un pochino più violacee, rossastre. Inoltre, noi sappiamo che il problema dell'addominoplastica, soprattutto nelle pazienti che non avessero tanta pelle in eccesso da tagliar via, è la necrosi cutanea, cioè il fatto che quando andiamo a tirare questa pelle, siccome in parte l'abbiamo devascolarizzata perché sotto abbiamo tagliato delle connessioni vascolari, arriva meno sangue nella parte più lontana di questo lembo di pelle. Ecco, il fumo ha un effetto anche vasocostrittore, per cui è come se arrivasse ancora meno sangue, per cui la pelle potrebbe morire dal punto di vista vascolare, diventare nera, scura, si chiama eschara, necrosi, e poi bisogna cavarla via, bisogna, per carità, tutto si recupera, si fa una serie di medicazioni avanzate, a volte una revisione chirurgica, però chi ce lo fa fare? Io dico sempre questa cosa, Susanna, alle pazienti che le vedo, che dicono quanto tempo prima, io dico un mese prima, un mese dopo, di no, non ce la faccio, dottore, allora non ci operiamo. Giusto. Cioè l'addominoplastica allora non è un intervento salvavita, quindi è procrastinabile, questo è vero. E dico che quando ti metti in testa e sei motivata a fare l'addominoplastica, perché è un intervento che comunque ti impegna anche fisicamente, è come quando te cammini e hai davanti a te un sentiero che si biforca. Da una parte c'è il sentiero dell'addominoplastica che dura 2 o 3 mesi, da quell'altra c'è il sentiero del fumo. Non si riesce a tenere il piede su due staffe.
si abbandona il sentiero del fumo, si va su quello dell'addominoplastica, poi alla fine i due sentieri si possono ricongiungere, ok? Ma non durante il processo. Certo, allora meglio poi non iniziare più, la cosa migliore. Guarda, è arrivata una domanda in diretta che mi fa tantissimo piacere perché è un gruppo molto grande che si chiama Diastasi Italia Official, non so se lo conosci, Sì, è lo un gruppo. conosco, saluto tutti. Ok? È un gruppo su Facebook che si occupa proprio della diastasi e le ragazze si scambiano le loro esperienze. È un gruppo, si può dire, quasi storico perché è stato fondato nel 2015 e hanno questa domanda. Allora, quanto tempo dopo l'intervento devo indossare la pancera per l'attività fisica? Sì, diciamo come numero possiamo dare i 2 mesi, ok? È un numero che poi anche lì in medicina i numeri vanno un po' presi con le pinze, ok? Cioè io consiglio di indossare il primo mese la pancera giorno e notte, il secondo mese la puoi indossare anche solo di giorno. L'attività fisica uno la può riprendere gradualmente a partire, dalla metà del secondo mese. Quando le ferite sono guarite, la cicatrice pure, l'attività fisica in maniera graduale la puoi riprendere anche senza la pancera, ok? A questo proposito, io consiglio, non tutti riescono a farlo, non tutti hanno la possibilità di farlo, però sicuramente affidarsi ad un fisioterapista è una cosa auspicabile. Il fisioterapista può essere utile non solo dopo l'intervento, ma potrebbe essere utile contattarlo prima. Vi spiego perché. Rafforzare la parete addominale prima dell'intervento è positivo, perché quando vado a fare la sutura dei muscoli retti addominali, io mi aggrappo sulla fascia muscolare, talvolta sul margine interno dei muscoli, e più il muscolo, e così anche le fasce, sono toniche, più il punto tiene. Inoltre, la maggior parte dei pazienti, dopo l'addominoplastica, non ha dolore all'addominoplastica, ha dolore alla schiena, perché devono tenere una posizione operatoria supini, diciamo, per 2 ore, per 3 ore a volte, sul letto che è rigido. Il letto di sala operatoria è un letto tipicamente rigido perché, non so, se ti viene un infarto e ti devo fare il massaggio cardiaco, il massaggio cardiaco non è efficace in un comune materasso, deve essere una superficie rigida che mi faccia la controspinta. Quindi purtroppo il letto è fatto così. E allora, se io alleno anche i muscoli della schiena, sia con uno stretching sia con una preparazione preoperatoria, non avrò di questo male dopo l'intervento, perché poi i pazienti si portano il mal di schiena anche per un mese, anche perché dopo l'intervento la prima settimana si cammina un po' flessi. Soprattutto i Certo. pazienti che hanno poca pelle in eccesso, per evitare la tensione sulla cicatrice, camminano flessi. Ecco che una schiena allenata riesce meglio a battere il colpo, capito? E dopo l'intervento il fisioterapista pure ci aiuta nella riabilitazione della parete addominale, a riprendere prima non solo le forze, ma la giusta consapevolezza della contrazione del mio addome. Perché dopo l'intervento, Susanna, tanti pazienti mi dicono: a volte mi sveglio di notte che sento i muscoli che si contraggono da soli, sono fascicolazioni, contrazioni anche involontarie, dovute al fatto che la parete addominale rinnerva, di 1 centimetro al mese rinnerva. E quando questi nervi vanno a, come dire, neurotizzare, cioè abbracciare il muscolo, a rinnervarlo, incontrano la cicatrice. E allora avviene un po' una sorta di piccole scosse che danno delle contrazioni muscolari. Affidarsi a un fisioterapista in gamba, anche per farti seguire dopo l'intervento, sicuramente ti migliora la performance. Ok, Ecco, è più arrivato un fisioterapista, altro messaggio. scusami, più il fisioterapista che la pancera. Quindi la pancera con un paio di mesi va bene. Io poi consiglio, sempre per il comfort dei pazienti, il primo mese la pancera, quella lì è doppio strappo, come quella che avete voi, e anche un altro paio di ditte,
che siete le migliori sicuramente in commercio. Secondo me, se i pazienti possono indossare il body, ad esempio, che è molto più pratico, e da meno, perché la panciera deve essere fatta con quelle stecchette dietro, a volte danno un po' noia. Il body è un pochino più, capito, per il secondo mese è utilissimo. E questa era una delle domande che sono arrivate in diretta. Cos'è meglio, cosa consiglio? Una panciera o un body? Guardate, io per l'intervento chirurgico la panciera, ho utilizzato anche il body, ho fatto la mia esperienza, ho visto anche all'estero, soprattutto nel mondo sudamericano, si utilizza molto il body. Io preferisco la panciera, perché la panciera dà una compressione più importante contro i seminari. E se uno anche vuole mettere il body può farlo, però i primi 3-7 giorni la panciera va messa per forza. Poi se assieme all'intervento di addominoplastica fai una liposuzione dei fianchi, una liposcultura, un lipofilling del seno, interventi combinati particolari, liposuzione cosce, allora sicuramente devi mettere il body, ma anche in quel caso ci mettiamo sopra la panciera per l'addominoplastica. Ok. Poi è arrivata un'altra domanda dalle ragazze di gruppo di Astasi che riguarda la cicatrice. Quali sono i rischi di una cura superficiale della cicatrice? Cosa succede se non si scola pienamente? Se non si scola pienamente. Ok, che rimane un po' attaccata, però tutto si rimedia. La cicatrice come va trattata? Come va trattata? Cosa succede? Dipende molto dal paziente, perché alcuni pazienti cicatrizzano davvero bene senza trattare la cicatrice. Io ho operato parecchie pazienti brasiliane senza fare nulla a queste cicatrici, la cicatrice quasi che scompare. Quindi dipende anche un po' dalla genetica. Comunque, a parità di cose, noi cosa consigliamo di fare? Quando cominciano a cadere le croste dalla cicatrice, si comincia a fare un massaggio. Il massaggio serve sia per desensibilizzarla la cicatrice, sia per attenuare delle piegoline che talvolta si creano soprattutto ai lati. Queste piegoline servono per diminuire la lunghezza della cicatrice, sia per scollare la cicatrice, perché a volte ovviamente la cicatrice avviene tra i due lembi della ferita, ma sotto c'è anche del tessuto, per cui si incolla anche sotto. Quando noi facciamo gli interventi, in 2/3 delle pazienti che hanno avuto i tagli cesarei hanno queste cicatrici retraenti, e sotto il piastone cicatriziale che trovo dentro la pancia non è il centimetro della cicatrice, va avanti per 7, 8, anche 10 centimetri. Allora noi dopo l'intervento cerchiamo di fare questo massaggio, prima circolare e poi palperulé, cioè cerchiamo di staccare un pochino la cicatrice dal tessuto circostante, e in questa maniera la cicatrice si assesta lungo la parete verticale come naturalmente dovrebbe assestarsi. Il rischio qual è? Che essa da una parte rimane un po' attaccata, nella parte vicina è bella scollata e può muoversi liberamente su e giù, come normalmente fa una pelle di una parete addominale non operata. Lì dove sta la cicatrice invece ti fa questo effetto di tiraggio interno, che è anche brutto a livello estetico. Però la possiamo scollare piano piano da soli, o se non ce la facciamo, ecco, sempre quel fisioterapista che magari ci segue i primi giorni per la riabilitazione ci può fare parimenti anche prima un massaggio linfodrenante e poi un massaggio profondo di tipo connettivale. Allora poi consigli sempre, anche ai poi, pazienti di, scusami, sì, oltre il massaggio della cicatrice che si può fare o con creme specifiche, certo. Io ultimamente ho riscoperto molto gli oli, l'olio lo preferisco alla crema, devo dire, però vanno bene entrambi. Nei pazienti per i quali, o per una storia di cicatrici pregresse, o perché nel post-operatorio cominciano a vedere che la cicatrice diventa ipertrofica, cioè c'è un eccesso di cicatrizzazione, da non confondere con la cicatrice cheloidea, che non solo è ipertrofica ma deborda lungo i confini, in quel caso ci sono terapie un po' più specifiche, in quei pazienti è utile sicuramente anche mettere dei gel di silicone. Capito? Perché dà questo effetto proprio di compressione e attutisce un po' questo venire fuori tipo vulcano della cicatrice. Sì, sì, sì.
Allora, c'è il silicone comunque in combinazione con la compressione sopra, probabilmente. Sì, qui sarebbe la cosa migliore, bravissima. Silicone con compressione sopra è la cosa proprio migliore, così si trattano ad esempio talune cicatrici da ustioni, In questa maniera a volte si trattano queste cicatrici. Poi è importante comunque per far venire bene la cicatrice, oltre alle nostre tecniche chirurgiche, anche che non ci sia particolare tensione lungo i lembi della cicatrice. A volte, io lo dico a visita a questi pazienti, vengono, hanno un taglio cesareo fatto anche molto bene, e io dico, ahimè, la cicatrice dell'addominoplastica potrebbe venire peggio di quella del cesareo. Loro mi dicono, ma dottore, lei fa chirurgo plastico, il ginecologo, allora vado dal ginecologo. Il problema è questo qua, che il ginecologo incide una pelle, estrae il bambino e risutura una pelle dove i lembi già sono lì e non c'è tensione, mentre nel mio caso io porto via proprio un pezzo di pelle e devo utilizzare quello che resta, tirarlo al massimo per riavvicinarlo. Si verifica la stessa cosa che accade quando ho una corda spezzata e devo ripararla. Se da un lato una persona me la tira e dall'altro anche, io che sono la cellula che produce cicatrice, il fibroblasto, tendo a fare più cicatrice, per cui può diventare ipertrofica. Talvolta, se la tensione è tanta, diventa addirittura diastasata, cioè allargata, e allora ecco che i primi giorni dopo l'intervento, purtroppo, bisogna... camminare un po' piegati. E anche dormire in una determinata maniera. Che sarebbe, che era una delle domande, quando la prima doccia e come devo dormire durante la notte? Sì, appunto, dormire in posizione... semiseduta, che non è che bisogna dormire seduti, però si mette magari un cuscino sotto le ginocchia, così che le cosce siano un pochino flesse vicine alle anche, e si portano un paio di cuscini sotto il collo, sotto la testa, così che ci sia meno tensione. Questo la prima settimana, poi dopo si può cominciare a dormire tranquillamente anche di lato, in posizione fetale, che comunque sei anche in quella maniera, sei flessa. E certo, chi dorme prono, io direi prima dei 2 mesi non cerchiamo di non dormire proni, o quantomeno il primo mese, ecco, 2 mesi se hai fatto anche l'intervento al seno. La doccia, la doccia era l'altra domanda? Sì. La doccia io di solito la faccio fare dopo una settimana. Non necessariamente se hai tolto i punti di sutura, nel senso che i punti di sutura possono essere tolti anche dopo 2 settimane, però dopo la prima settimana la ferita è bella cicatrizzata, la doccia si può fare, non il bagno, però una doccia rapida, una doccia non troppo calda, sicuramente abbassa la carica batterica superficiale, perché la nostra pelle è contaminata dagli stafilococchi, e una doccia abbassa la carica batterica, fa solo che bene, pulisce le ferite, manda via le croste. Consideriamo inoltre che i punti che mettiamo di superficie, quelli che vanno rimossi, sono dei puntini che non sono importanti. I punti importanti sono quelli sotto, che non si vedono, che cadono da soli. I punti di superficie li mettiamo proprio per fare delle rifiniture estetiche piccoline dei margini della cicatrice, peraltro con un punto di sutura che è un 5-0, un 4-0, un 6-0, cioè è grande come un capello, per cui non decubita, anche se sta una settimana in più non c'è alcun tipo di problema. E colgo l'occasione per dirlo, sono punti che può togliere anche, per dire, il medico di famiglia, perché a volte vengono i pazienti da molto lontano, a volte anche dall'estero, come faccio, come non faccio, dopo la prima settimana
che ci siamo visti, se devi tornare a casa, insomma, i punti quelli lì può togliere anche qualsiasi medico, insomma, non ci sono problemi particolari. Ok, abbiamo un'altra domanda in diretta da un altro gruppo che anche questo mi fa tanto piacere perché si vede che ci stanno seguendo comunque. E il gruppo Sogni di Vanità che si occupa più di tutta la chirurgia plastica estetica, anche qua Buonasera. le ragazze si confrontano e aiutano con le loro esperienze personali e chiedono. Si può associare la liposuzione dei fianchi o il sollevamento del seno alla dominoplastica? Se sì, come? Sì, tipicamente nello stesso intervento. Di solito quando fai questo tipo di intervento, io li chiamo interventi combinati. L'intervento di mastopessi con protesi assieme all'addome lo chiamo così per nomenclatura personale, combo di tipo 1, e quello dove si aggiunge la liposuzione dei fianchi, combo di tipo 2. Durante l'intervento chirurgico, prima si parte di solito dal seno, perché spesso il sollevamento del seno comporta anche il dover mettere una protesi mammaria, quindi siamo più sterili, ok? Fatto questo, si procede all'addominoplastica. Se devi associare la liposuzione dei fianchi, fai prima la liposuzione dei fianchi, poi l'addominoplastica, perché io preferisco, affinché il risultato venga bello, fare la liposuzione del fianco col paziente di fianco, cioè fianco destro, il paziente viene messo a destra, piegato, perché si può vedere meglio lo shape del fianco, che spesso va a finire anche dietro. Poi dopo si rifà il campo, si gira il paziente dall'altro lato e poi si parte con l'addominoplastica. Sicuramente si può fare, è un po' il concetto di addomino scultura, no? Di body scultura. È consigliabile farlo nei pazienti che vogliono avere un outcome post-operatorio sicuramente più bello, più gradevole. Io a volte a visita lo dico, non mi sento proprio di consigliarlo perché poi dipende un po' dal budget che uno ha, dallo scopo dell'intervento, se è soltanto per riparare la diastasi o per avere uno shape migliore di tutto l'addome. Sicuramente quello che accadrà dopo l'addominoplastica senza liposuzione fianchi è che un pochino nella parte anteriore migliorerà anche il fianco, perché un pochino ti tiriamo anche lì, un po' di liposuzione anteriore si fa. Però se sei una donna o anche un uomo, con una ciambella addominale, ecco, quello è quello il momento opportuno per fare intervento, conviene, perché poi il recupero post-operatorio è uno solo, l'anestesia è uno sola, sicuramente è conveniente sotto molti punti di vista. Ok. Allora, altra domanda era, questa avevo già, peso 80 kg e sono 1,60. È meglio dimagrire prima dell'intervento? E ai fini estetici ci sono fattori che potrebbero compromettere il risultato? Allora, un po' la preparazione preoperatoria. Sì, sarà meglio che, che possa dimagrire prima dell'intervento perché? Per due motivi, uno dal punto di vista generale e uno dal punto di vista proprio specifico dell'addominoplastica. Il paziente che è un po' sovrappeso è un paziente che non è pronto per fare una gara sportiva. L'addominoplastica è un intervento chirurgico di un certo impegno anche per il nostro fisico. E è un po' come una gara sportiva, come un sorpasso in autostrada. Se io devo sorpassare una macchina che mi va un po' piano, devo premere l'acceleratore, ma se l'acceleratore è già quasi tutto al massimo, non riesco a sorpassarla. Ora, se tu sei in forma prima dell'intervento, questo stress lo superi molto meglio, con molti meno rischi. Questo dal punto di vista generale. Se la paziente 1,60-80 kg, direi che almeno una ventina di chili andrebbero persi per questo motivo, perché poi hai benefici generali dal punto di vista della salute, non dimentichiamolo mai, ma anche perché quando io vado a dimagrire, di solito che succede? Che la pelle della pancia non è che si ritrae più di tanto, scende e cade giù. Per cui se io faccio l'intervento, ora che peso 80 kg, sì, faccio anche la liposuzione dell'addome, tiro quanto ti pare, ma se poi mi dimagrisci, la pelle
un pochino si riaffloscia. Allora dopo che fai, te la tieni così e va benissimo, oppure se non sei soddisfatta ti devi fare una mini addominoplastica in quel caso, cioè ritirare la parte finale della pelle. Non ha senso. Sì. Aiuta, cioè, se una paziente si prepara prima dell'intervento, fa lo sport, fa l'attività fisica, aiuta a te chirurgicamente per la sutura? Sì, decisamente, sì. Cioè ricordiamoci, sembra banale però, che l'addominoplastica non fa dimagrire. Cioè uno se ha l'intenzione di dimagrire, perdere un po' di peso, mettersi in forma, non è che deve farlo dopo l'addominoplastica, oppure può evitarlo di fare perché c'è l'addominoplastica. No, prima lo fa, poi dopo si prende questa ricompensa mentale, è giusto anche che se la prenda, perché ha fatto sacrifici e che ha ottenuto quel risultato, fa l'addominoplastica. Questa è la posizione mentale che dobbiamo assumere per fare quell'intervento al meglio. Sì. Quando posso fare il sesto? Questa domanda... io personalmente intendo una delle domande che arrivo. Questa è la domanda che qualche paziente in effetti mi fa, ma non a visita, perché spesso a visita vengono con i mariti. Ah, ok. Però magari quando... Allora, abbiamo perso Luca per un secondo, speriamo che... Ok. Vediamo di collegarlo. Nel frattempo mi scrivo le domande che sono arrivate. Scusa l'interruzione. Abbiamo perso il momento più interessante. No, è successa una cosa molto particolare, perché è caduta la linea, allora il telefono, guarda, avevo questo telefono qua, guardate. Sì. Praticamente è salita la temperatura, del telefono e si è spento, è finita la connessione, il telefono deve spegnersi prima, deve raffreddarsi. No, ma era proprio per la domanda probabilmente. Per fortuna avevo un altro dispositivo. Allora, perfetto, sei preparatissimo. Adesso sto provando di cercare. Ok, allora quando possiamo fare sto sesto? Allora, sì, no, fa ridere che alcune pazienti mi dicono, per non dirmi la domanda così, mi dicono quando posso fare i giochini, quando posso fare i pizzicottini, queste cose qua che subito neanche capisco. Però diciamo che un mese, diamoci questa data di un mese, no? Questa data deriva anche un po' dalle linee guida delle società scientifiche, cioè il discorso è questo qua. Poi ci sono modi e modi di fare quel tipo di attività fisica, perché tanto è un'attività fisica, quindi potrebbe essere da 3 settimane fino a 6 settimane, ok? L'importante è evitare nei primi periodi grossi movimenti di flesso estensione con il torace, ok? Perché noi abbiamo dei punti di sutura anche, cioè una kilting suture che stanno tra i muscoli e la pelle. Questo serve per evitare i sieromi, per evitare che la cicatrice si possa rialzare per una serie di motivi chirurgici. Quindi la flesso-estensione brusca, repentina, può dare questo tipo di problematiche. A tal proposito devo dire, comunque, per i pazienti che non potessero aspettare, che avevo letto qualche tempo fa uno studio scientifico pubblicato su una importante rivista scientifica internazionale, uno studio che risale al 2012 da un gruppo di colleghi brasiliani di San Paolo, dove dicevano che dopo l'addominoplastica la gratificazione sessuale dei soggetti aumenta rispetto a prima e aumenta drasticamente al passaggio del sesto mese dopo l'intervento, ok? Quindi se i primi mesi magari, ecco, non siete pienamente appagate, è normale, capito? Sentite qualche tiraggio, qualche scottetta, è normale. 6 mesi, diamoci
come diciamo dal punto di vista anche psicologico. Ok. È arrivata una domanda di una ragazza molto molto bella, ve la vedo piccolina però è bellissima. Dottore, mi scusi, ma lei è sposato? No. L'hai guardato anche te? Non so chi sia, perché io non vedo quello che vedi te, forse lo vedi. Ah, ok. Vabbè, poi ti mando un link. Poi c'è una domanda di Roberta. Perché è importante portare la fascia addominale? E in quanto tempo passa il gonfiore? È importante portare la fascia addominale, soprattutto nei primi periodi, uno, per evitare l'ematoma, perché se si dovesse riaprire qualche piccolo vasetto sanguigno, se noi diamo una controspinta è meno probabile che lui si riapra. Due, per evitare il sieroma. Nei primi giorni dopo l'intervento, fino a circa 2 settimane, si può produrre del siero. Quando io scollo un tessuto da un altro, si crea un terzo spazio. Il corpo tende a riempire questi terzi spazi con del siero. Se io non faccio formare il terzo spazio, sia con le suture di cui ho parlato prima, sia con una pancera che mi faccio una compressione, non si crea il sieroma. Per quanto tempo la portiamo? L'ho detto prima, per 1/2 mesi, va bene il primo mese la pancera, auspicabile il secondo mese il body. E poi non so se aveva chiesto qualcos'altro. No. Quando passa il gonfiore? Scusami che sono tantissime domande e stavo provando di Ecco, questo trovarla. discorso del gonfiore è una cosa molto importante. Grazie alla signora Roberta, sì. Roberta che ce l'ha chiesto. Perché? Gonfiore è presenza di aria. Uno è gonfio quando c'ha l'aria, no? Gonfio un palloncino, metto aria. Poi c'è l'edema, che è presenza di liquido. Entrambi si manifestano come gonfiore. Ok? Quindi prima cosa distinguiamo il gonfiore da aria, che è quello propriamente scientificamente detto, e quello da liquidi, l'edema. Allora, l'edema è tipico del dopo intervento. C'è per circa un mese e se faccio un'ecografia lo trovo fino a 3 mesi, cioè i tessuti della nostra pancia sono come delle spugne che risulteranno imbibiti da questo liquido e quindi edema. Può durare anche 3 mesi, anche di più. Per ridurre l'edema si utilizzano farmaci antiedemigeni. Ce ne sono tanti. Sono con principi attivi anche molto, tra virgolette, erboristici, non è che sono niente di particolare. Fanno bene da questo punto di vista. Il gonfiore come presenza di aria si verifica nell'intestino, quindi non nell'organo dove abbiamo lavorato noi, che sono i muscoli, la pelle, il tessuto adiposo, ma sotto, dentro l'intestino. Spesso il paziente ha gonfiore prima dell'intervento e dopo l'intervento, ahimè, tende a rimanere, perché io non ti metto una valvola che ti fa schiattare questo gonfiore. Altri pazienti hanno gonfiore dopo l'intervento perché a causa dei farmaci dell'anestesia generale, a causa del cambiamento delle abitudini alimentari e anche fisiche, c'è una stasi, un pochino, c'è un ristagno, un rallentamento del transito intestinale. E a volte anche la flora batterica intestinale viene a alterarsi. Questo è il motivo per cui io scrivo nell'opuscolo informativo del dopo intervento anche di prendere dei fermenti lattici. Perché? Perché i nostri bacilli, noi abbiamo circa 1 chilo di batteri, nel nostro intestino, sono tantissimi, è una popolazione enorme. E a volte, a causa dei farmaci che prendiamo per l'intervento o talune pazienti addirittura delle intolleranze alimentari che avevano prima, possono morire alcuni batteri, anche amici, e proliferare dei batteri nemici, magari produttori di metano, anidride carbonica, che tendono a produrre poca poca aria, ma siccome l'intestino è lungo quasi 7 metri, poco per ogni centimetro è una palla. Ok? Quindi per questo gonfiore che facciamo? Possiamo fermenti lattici,
possiamo prendere dei farmaci a base di simeticone, anche carbone vegetale, ma il principio attivo è il simeticone, l'antischiumogeno, ai pasti principali e vedere se si riduce. Più fare, cominciare a fare passeggiate, i movimenti, si rimette in modo il transito intestinale, di solito passa. Abbiamo perso Luca di nuovo, telefono riscaldato probabilmente. Nel frattempo mi scrivo le vostre domande che sono arrivate. Ti ho perso di nuovo. Sì, scusate, scusate. No, non fa niente. A causa, sì, a volte i pazienti dicono che hanno la pancia più gonfia dopo 3 settimane rispetto alla settimana dopo l'intervento, sì. E poi si regolarizzano da soli, passa da sola quella cosa lì. A volte è capitato qualche paziente che è andata proprio in pallone, è andata a pronto soccorso pensando di avere chissà che cosa, aveva, si chiama fecaloma, cioè aveva un po' un tappo a livello dell'intestino per cui tutto a monte si era gonfiato, sì. Capito? È un corso più intestinale che di addominoplastica. Infatti c'era un'altra domanda che riguardava proprio questo argomento. Sì. Che la signora Lara Mista aveva scritto che infatti dopo l'addominoplastica ha sempre gonfiore, però non c'è recidiva, eccola qua. Post addominoplastica ho sempre gonfiore nella parte inferiore dell'addome, ho fatto i dovuti controlli e non c'è recidiva, cosa può essere? Sì, potrebbe essere aria all'interno dell'intestino, cioè lei dovrebbe con un'ecografia, e lo vede subito, o il medico che ti fa la percussione. Avete visto mai quando il medico vi tocca la pancia, prima vi vede, poi vi palpa, poi vi ausculta, sente dentro se c'è il movimento dell'intestino e poi vi percuote. E allora si sente la differenza se dentro c'è dell'aria, c'è una cassa risonante, boom, 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 oppure se è un suono ottuso, ok? E allora se c'è tanta aria dobbiamo cercare di mandare via quest'aria. Di solito è quello, signora, sia tranquilla. Quanto è alto il rischio di recidiva dopo l'operazione? Basso, basso. Un'operazione fatta ad arte, secondo la letteratura scientifica internazionale, e quindi con punti di sutura non riassorbibili, non recidiva di solito, ok? Non abbiamo dati statistici importanti, però io posso dire, anche nell'esperienza mia e dei colleghi che lavorano con me, siamo a meno dello 0,5%, con controllo circa 6-7 anni dopo l'intervento. Okay. Poi c'è un abbraccio Luca da Valentina Raffaeli. Ciao, ciao Valentina. Te lo leggo. Ok, opero ancora a Torette. Abbiamo un po' problemi con la connessione. Allora, chiede la Giusti. Ma quella è la bellezza della diretta che possono succedere tante cose. Aspettiamo finché Luca si collega di nuovo. Vediamo nel frattempo se abbiamo perso qualche domanda che ci è arrivata. Speriamo. Benefici del massaggio della cicatrice, chiediamo dopo. Mi sa che Luca ha un po' problemi con la connessione. Vediamo. Luca, mi senti? Ti abbiamo perso nuovamente.
Proviamo a discutere. Allora. Vediamo, riusciamo a collegarlo. Eccolo qua. Aspettiamo che si collega. Ho di nuovo un telefono riscaldato, ho perso la wifi. Vediamo se riusciamo. Torna, Doc. Non so, e si scaldano i telefoni, non so, non so. Comunque magari eventualmente la prossima volta vado in studio che c'è una connessione migliore rispetto a casa. No, ma guarda, non fa niente. Quelle sono le bellezze, ho detto prima, le bellezze della diretta, che possono succedere tantissime cose. Allora, eravamo alla domanda della cicatrice, cura della cicatrice, aspetta che la devo cercare di nuovo. Quali sono i benefici del massaggio della cicatrice? Beh, un pochino li abbiamo detti, comunque li ripetiamo, sono la possibilità di evitare uno sviluppo ipertrofico della cicatrice, la desensibilizzazione della cicatrice, perché quando tocchiamo la cicatrice inizialmente fa male, dopo il massaggio mano a mano fa sempre meno male, lo scollamento della cicatrice, per cui si allontanerà dalle parti ossee sottostanti, tipo le cresti iliache anterosuperiori, e potrà muoversi liberamente alla flessoestensione del nostro torace come la pelle normale. Ok, eravamo alla domanda opera ancorato a rete, poi ti abbiamo perso. No, non più. Opero ad Ancona, ma non a Torrette. Ok. Ah, qua scrive qualcuno temperatura alta, ok. Va bene. Poi c'è dottor Grassetti, grazie per la diretta, soprattutto per la facilità di comprensione, perché ha trattato gli argomenti con molta semplicità. Jerry Milano, ok. Grazie, grazie a lei. Sì. Vediamo, grande doc, tutto molto interessante. Ok, allora torno alle domande che abbiamo ricevuto durante la settimana. C'era una domanda di, eccola qua, scrive un marito di una signora che deve fare l'addominoplastica. Al marito. A cosa mi devo preparare? Al peggio. Allora, quanto tempo deve essere al servizio della sua moglie? No, sorrido perché io, anzi, sono sempre molto gradite le presenze della famiglia, del marito a studio, perché poi l'addominoplastica è un po' un intervento di famiglia alla fine. Sì, è vero che lo fa, in questo caso parliamo di diastasi, la donna, talvolta lo fa l'uomo per l'addominoplastica nell'uomo. Però il fatto che dopo l'intervento c'è un periodo di impotenza funzionale, di riabilitazione, cioè a casa te non riesci a sollevare i bambini per il primo mese, le faccende di casa, il primo mese non è che puoi fare tutto, non puoi passare aspirapolvere, i primi giorni anche sollevare le pentole con tanta acqua dentro è meglio evitare, quindi sicuramente questa cosa sovraccaricherà il proprio partner, deve saperlo. Quanto tempo questo? Io direi che il primo mese ci vuole un po' di comprensione e di aiuto nei confronti della persona operata, il primo mese. Dopo, mano a mano, ecco, si può diventare sempre più autonomi. Consideriamo anche guidare la macchina. Io do di solito come data più o meno il decimo giorno. I primi 10 giorni il paziente non dovrebbe guidare la macchina. Ok. Non perché quando stai seduto hai qualche problema, perché star seduto non c'è tensione nella ferita, nella cicatrice, però quando guidi la macchina ci può essere un imprevisto. Certo. L'imprevisto allora tu sforzi fortemente,
la muscolatura addominale può saltare anche qualche sutura. Poi a volte i pazienti mi chiedono se posso fare il certificato per non indossare la cintura di sicurezza, soprattutto nei pazienti che fanno il seno, Susanna. Ok. Io non lo faccio perché ritengo che sia più importante la testa piuttosto che il seno o la pancia. Noi possiamo rifare un seno, rifare una pancia, non possiamo rifare una testa. Certo, no, no, la sicurezza deve assolutamente essere al numero uno, la cosa più importante, assolutamente sì. Io sto guardando un secondo se ancora qualche domanda che non è quanto tempo posso guidare, quello abbiamo detto, quanto posso fare lo sport, abbiamo detto anche prima. Adesso vediamo se c'è qualcosa, che siamo quasi un'ora in diretta. Vediamo sì. se ho perso qualche domanda. Sì, sono le 7:27. Sì. Guarda che siamo proprio serietà, professionalità e competenza. Sì, guarda, sì. Io ti devo leggere anche dei complimenti. Ok, abbiamo qua tanti saluti, bacini, guarda che bello. Ok. Poi ti devo salutare anche da una persona speciale che mi ha scritto questa settimana, dottor Andrea Spano di Milano. Poi ho visto anche altri colleghi qua online. Contraccambio, Andrea, non ci vediamo ai tempi di Timisoara. Io conobbi Andrea ad un corso di dissezione che facevamo su animale in Romania, pensa un po'. Ah, vedi, grazie a noi. Allora, perché li abbiamo detto. Noi medici ci formiamo prima che sulle persone, bisogna dirlo, sugli animali, ok? Quindi abbiamo fatto anche questo tipo di training. Certo. Ok, mi sa che io tutte le domande ho letto. Bene. Se qualcuno ha ancora qualcosa da chiedere dovrebbe farlo presto perché il doc deve andare a cenare. O che siamo più